Ciao, sono Duke. In questo video parleremo delle novità introdotte negli snapshot 12v06a, 12v07a e 12v07b. Un po' in ritardo perché prima ero via e poi ho avuto un weekend abbastanza pieno di impegni, però ho voluto comunque fare questo video anche se ormai immagino che quasi tutti avranno già scaricato lo snapshot e provato, ma volevo comunque farlo per completezza, per avere tutti i video degli snapshot nel mio canale e quindi niente, molti di voi si troveranno a sentire cose che sanno già, ma per quei pochi che non hanno ancora provato questi snapshot faccio questo video. Poi volevo subito dire che in realtà fra la 12v07a e la 07b cambiano solo due bug fix, uno che riguarda un crash del gioco che si verifica quando c'era lo spawn di mob in una certa situazione, e un altro che riguarda un'animazione delle pecore in multiplayer, quindi niente di rilevante. Quindi anche se ora vedrete scritto qua in basso a sinistra 12v07b, in realtà le novità principali sono state introdotte con la 06A e lo 07A. Però andiamo subito a vedere quindi queste novità. Iniziamo a parlare delle novità dello snapshot 12v06A. La prima cosa da dire è che hanno sistemato finalmente il funzionamento delle porte. Prima c'era qualche problema quando si voleva fare una doppia porta come questa, perché mettevamo le nostre pressure plate e la porta aveva spesso dei problemi, non si apriva praticamente mai come volevamo noi. Adesso invece è tutto perfetto quando ne passiamo al centro di due porte. Andando a passare sopra entrambe le pressure plate, si apre come giustamente un portone in questo modo. Quando invece passiamo solo su una, se ne apre solo una, quindi è perfettamente corretto, insomma. Poi abbiamo le ragnatele, che da adesso, oltre a limitare come prima il movimento, proteggono dal danno di caduta. Quindi, se facciamo cadere un maialino qui, non si fa niente, mentre invece se lo faccio cadere qui, muore. Il problema è che le ragnatele non si possono ottenere fuori dalla Creative Mode, perché quando distruggiamo le ragnatele otteniamo una corda, uno string, e quindi noi non possiamo avere queste ragnatele e non possiamo quindi sfruttarla, ad esempio da mettere in fondo ad un pozzo per proteggerci dal danno di caduta. L'unica cosa che possiamo fare è lasciare lì dove le troviamo e costruirci qualcosa attorno per sfruttarle, ma è un po' scomodo. Un'altra novità è che ora possiamo mettere la glowstone, no, non la glowstone, la redstone sui cubi di glowstone. Se ricordate, c'è stato un avanti e indietro, una certa indecisione su questa possibilità per quanto riguarda appunto il mettere la redstone sulla glowstone, perché ricordo che una volta, appena era stata introdotta, non si poteva. Poi era stata aggiunta la possibilità di metterlo, era stata tolta e ora è stata reintrodotta di nuovo, quindi vediamo se rimarrà così o se verrà cambiato ancora. E se state sentendo degli strani miagolii è perché appunto un'altra novità è che ora i gatti hanno dei nuovi suoni, miagolano e fanno le fuse e diversi altri suoni. Quando ad esempio noi gli diamo il pesce, quando gli diamo il pesce, e tutti quando parlo di pesce ovviamente poi scrivono commenti con battute, perché non se ne può fare a meno. Dai, vieni qua, fatti domesticare tu. Dai, ecco. E un'altra novità riguarda l'uso di F1. Intanto ancora miagolì, l'uso di F1, perché ora oltre a togliere l'HUD, ossia appunto l'inventario e queste caratteristiche dello schermo che ci aiutano a interfacciarci col gioco, toglie anche i cubi, diciamo il profilo no, il limite dei cubi. Ad esempio, io ora, se inquadro, spero che si noti, mi avvicino ancora un po'. Se inquadro questa staccionata, vedo il profilo tracciato con una linea nera, il profilo diciamo immaginario di questo oggetto, e se premo F1 sparisce questo profilo. Prima invece spariva solo l'HUD ma rimaneva quel profilo. Quindi adesso diciamo che hanno sistemato queste cose, secondo me l'hanno fatto perché così tenendo premuto F1 si possono realizzare dei video più belli senza avere quei profili dei cubi. Ora parliamo dei paesani, i Testificate, che hanno una nuova intelligenza artificiale. Socializzano, vabbè, oltre al fatto che adesso
come si sa, aprono le porte dallo snapshot precedente, le chiudono, però non lo possono più fare con quelle di ferro. Comunque ora socializzano anche con gli animali. Dai, venite qua voi, socializzate, dimostrate quello che sto dicendo, socializzate. Appena identificano una casa vogliono proprio subito andarci dentro. Questa in realtà è una novità della 12v07a, ma visto che ho questo file, ho questo Minecraft jar, si comportano così, vanno a popolare le case. E ora forse escono, sì, che bello, escono perché è giorno. Vediamo se socializzano un po' con gli animali. No. Però comunque iniziano a avere un po' più senso. E un'altra novità loro, che riguarda i villici, è che ora interagiscono in modo differente con gli zombie. Loro dovrebbero scappare dagli zombie mentre gli zombie li attaccano. Ecco, vedete che quello prende danno. Lo zombie continua ad attaccarlo e l'ha ucciso. Anche quello. Sarebbe molto più bello se gli zombie trasformassero i villici che uccidono in zombie a loro volta. Chissà quello come ha fatto a uscire. Comunque, gli zombie cercano... Ah, questo qua scappa fuori. Gli zombie adesso possono anche aprire le porte, e solo quelle di legno, e lo fanno solo in modalità hard. E in teoria, quando è giorno, loro per cercare riparo vanno al chiuso, e pur di entrare al chiuso e trovare il riparo possono anche rompere la porta, che ha un nuovo suono. Però vediamo se lo fa. Ora sta cercando di rompere la porta. Dai, faccela, faccela. No, è morto prima di farcela. Vediamo se riesco a farne mettere lì un altro. No. Colpa di questo gatto. Dai, coraggio, entra. Oh, bravo, questo qua ha subito capito che deve entrare. Grande! Ce l'ha fatta entrare. Ora ti spegni anche? O dentro non è abbastanza scuro per te? Ah, non si è spento. Ottimo. Ce l'ho fatta a mostrare questa cosa. Avete sentito anche il nuovo suono della porta che si rompe? E lo zombie ora se ne sta lì all'interno. Visto che si parla di zombie, di mob, c'è una cosa che voglio dire, che è una novità di questo snapshot. Quando, prima di questo snapshot, capitava a volte che eravamo magari inseguiti da più tipi di mob, e magari, non so, un ragno veniva verso di noi per attaccarci, e c'era anche uno scheletro. Lo scheletro, nel cercare di sparare a noi, colpiva invece il ragno. Ah, guardate dei creeper qua appesi. Dicevo, colpiva il ragno, e il ragno si arrabbiava per essere stato colpito dallo scheletro e andava ad attaccare lui invece che noi. Questo ora non succede più. Oh, caspita, povero gattino. Ah no, invece è lì. Ma sono invincibili anche i gatti quando... No, direi proprio di no. Ok, e sto dicendo che ora che quindi i mob, anche quando vengono colpiti da altri mob aggressivi, non vanno più ad attaccare loro, ma attaccano sempre noi. Quindi diventa un pochino più difficile combattere efficacemente i mob, ma non nemmeno troppo alla fine. E mi ero dimenticato di dire che i paesani, Justificate, scappano al chiuso nelle loro case, nei loro villaggi, anche quando piove, per ripararsi dalla pioggia. Un'altra novità divertente è che i golem di neve, ricorderete come si fanno con due cubi di neve e una zucca in testa, ora subiscono danno dall'acqua, quindi questo include anche la pioggia. Dov'è che stai andando? Ma adesso tutti vogliono andare nelle case? O forse si sta solo muovendo così per sport? Vediamo dove va. Vabbè, comunque proviamo a danneggiarlo. Ecco, sì, si vede chiaramente che è rosso ed è morto, droppandoci un sacco di palle di neve. Quindi... E questo cosa fa? E questo è molto strano, perché in teoria c'era stata una modifica all'intelligenza artificiale di tutti i mob che faceva in modo che non ruotassero più in circolo, quindi evidentemente non è perfetto. Questo è un piccolo bug piuttosto insignificante,
per cui non è stato corretto completamente questo problema del girare in circolo, non che sia una cosa poi così importante, però a quanto pare non è stato fatto un lavoro perfetto. Andando a completare quindi le innovazioni di questo snapshot, siamo ancora al 12v06a, mi rendo conto che molte cose riguardano i mob, perché ad esempio un bug fix è stato che adesso in multiplayer i mob spawner hanno all'interno della gabbietta di fuoco il mob giusto, mentre a volte in multiplayer capitava questo bug per cui non c'era il mob corrispondente a quello che poi effettivamente spawnava. L'ultimo cambiamento riguardante i mob riguarda tre in particolare dei mob aggressivi. Vedete che gli zombie ora mi droppano questa carne marcia, e normalmente appunto droppano solo questa, però è stato introdotto anche un drop raro, ossia la possibilità che gli zombie, oltre a dropparci questa carne marcia che non è troppo utile, ci droppino anche un lingotto di ferro, oppure una spada di ferro, una pala di ferro, o anche, cos'era l'ultima cosa? Ah sì, anche un elmo di ferro. Quindi c'è questa possibilità, però questo accade solo quando gli zombie sono uccisi dal giocatore. Quindi scordatevi di fare farm in cui gli zombie vengono uccisi con la lava o con altri sistemi, con i cactus, e poi vi raccogliete il drop perché non funziona, altrimenti sarebbe troppo facile. Dobbiamo proprio essere noi a ucciderli e sperare che ci droppino questi drop rari. Il problema è che sono molto rari, quindi è una cosa abbastanza lunga. Non starò certo qui a ucciderne milioni finché non droppano quel drop raro, che è stato anche poi reso ancora più raro nel 12v07a, però fidatevi. Un altro mob che spawna che droppa dei drop rari è lo scheletro ed anche lo zombie maiale. Dov'è che è lo scheletro? Scheletro e zombie maiale. Devo decidermi a imparare a memoria i colori delle uova. Scheletro zombie maiale. Lo scheletro può droppare o un arco incantato. E mentre lo zombie maiale può droppare. No, la pepita d'oro è normale. Può droppare un lingotto d'oro, o un elmo d'oro, o la spada d'oro. E l'ultima possibilità è una spada d'oro già incantata, che è ovviamente la sua drop migliore. Però, come detto, non fateci troppo affidamento perché è davvero molto raro. È arrivato finalmente il momento di passare alla 12v07a, che però, come ho detto, differisce praticamente per dei dettagli dei bug fix dalla 12v07b, quindi tanto vale parlare di quest'ultima. Allora, qua ho creato due piccole casette per mostrare il nuovo comportamento dei paesani. Eccoli qui. Fate finta che questo sia un villaggio trovato così andando in giro. Allora, se c'è una casetta come questa, ad esempio, che deve avere come requisiti un tetto e semplicemente una porta di legno. Se io faccio nascere dei paesani, questi andranno, riconoscono la casa e ci vanno dentro e si incastrano perché sono stupidi. Vediamo. Ah, adesso arriva uno zombie che li minaccia e cerca di andare dentro, ma non può perché non è giorno e quindi non sfonda la porta. E vediamo se l'altro è andato qua dentro, sì. Loro riconoscono le case, però guardate, ora si crea. Oh, ha rotto la porta per andare a cacciare i paesani. Wow. E adesso questo paesano dove andrà? Dovrebbe andare qua dentro. Però tu hai rotto perché non ti vuole nessuno e devi morire. Ok. Provo a rimettere la porta qua e vediamo se gli piace di nuovo questa casa. Sì. Bene, comunque, il punto è che gli z... Ma perché si incastrano? Li spingo dentro io. Ok. Dicevo comunque che adesso i villici, i paesani, riconoscono le case e ci vanno dentro per avere riparo.
Quindi nei villaggi noi possiamo anche aggiungere delle case a quelle che già sono create automaticamente dai villaggi, e i testificate le riconosceranno come case e andranno ad abitarci dentro. Questo a me piace come innovazione, però sto ancora aspettando che abbiano un vero senso questi paesani. Ad esempio, ricorderete prima dell'uscita del come si chiamava? Adventure Update. Si diceva che noi avremmo potuto comprare oggetti e vendere a questi NPC, mentre è una cosa che ancora non si può fare. Quindi sto aspettando che gli venga dato un vero e proprio utilizzo, perché per ora, per quanto sia simpatico il fatto che riconoscano le case, che ci vadano dentro e che scappino dagli zombie, non è un granché. Però quello lì non... Ah, è morto da solo. Prendiamo l'esperienza. Anche se è inutile, in modalità creativa, vedere quei pallini lì luminosi fa venire proprio voglia di prenderli. Prima di parlare delle altre innovazioni, voglio togliermi il pensiero di dire delle novità abbastanza tecniche e di poco rilievo per chi ha del gioco un'esperienza normale, quotidiana. È cambiato il formato del file del mondo, adesso il nuovo nome è Anvil, che significa incudine. L'unica differenza sostanziale che a noi interessano sono che è raddoppiata l'altezza del mondo, e questo è tutto sommato abbastanza utile. Ora è 256, se non vado errato, mentre prima era 128, ed inoltre è stato portato a 4096 l'ID degli oggetti. Questo direte chi se ne frega, sembra una notizia inutile, invece può stare a significare che in futuro ci saranno un gran numero di nuovi oggetti, perché è aumentata la possibilità di inserire appunto oggetti nel gioco. Non per noi, non sto dicendo che noi ora possiamo craftare magicamente nuovi oggetti, ma sto dicendo che è stato creato un nuovo spazio nel caso in futuro gli sviluppatori volessero aggiungere degli oggetti particolari, e anche in buon numero, insomma. Quindi potremmo anche aspettarci patch sostanziose di aggiunta di oggetti. Una cosa che è sempre mancata in Minecraft sono oggetti per l'arredamento, che non è che sia così importante perché questo non è The Sims, però magari quando si crea una casa bisogna sempre inventarsi sistemi strani per creare degli oggetti, ad esempio i tavolini fatti con una singola fence e sopra la pressure plate, una cosa che sapranno tutti, di sicuro, ma per quei due al mondo che ancora non lo sanno, si possono fare i tavolini così. Sì, complimenti a me. I tavolini così, insomma, però sarebbe più semplice avere degli... Ah, questo qua cerca di entrare, ma io non ti voglio far entrare. Dicevo, sarebbe più semplice avere degli oggetti di arredamento. Comunque vedremo se li aggiungeranno. Sorpassando le novità tecniche di dubbio interesse, possiamo andare a vedere uno degli oggetti più interessanti usciti ultimamente, mettendo al centro della griglia di crafting 3x3 un cubo di glowstone, circondandolo a rombo con delle unità di redstone, otteniamo la lampada di redstone, che io chiamo semplicemente torcia, e questa ha una particolarità: noi la possiamo piazzare ovunque, come altri blocchi, però si può accendere e spegnere, e questa è la sua grande particolarità. Quando noi la piazziamo normalmente questa è spenta, però se io ci collego un circuito, come vediamo qui, posso accenderla, e questo significa che possiamo, oltre a creare delle stanze che magari si illuminano tutte quando noi passiamo su una pressure plate, che già di per sé è interessante, unicamente estetico ma comunque interessante, possiamo creare dei monitor. Ovviamente è un circuito molto complesso, però sostanzialmente facendo... Ma vattene tu, perché state così tanto in mezzo? Sì, ok, ti piacciono le torce, bravo. Sì, bello, bello. Ok, andiamo via. Dicevo, facendo degli... Adesso improvviso, non prendetemi troppo la lettera, però facendo delle cose di questo tipo, possiamo creare dei circuiti che portano la corrente a cubi particolari, in modo che si accendano solo quelli che vogliamo noi, e così facendo possiamo creare dei monitor che, facendo arrivare la corrente a determinati cubi di torce, non di torce, di lanterna, scusate, creano delle scritte luminose, e questo, non solo delle scritte, anche delle immagini, e questo è piuttosto interessante. Immagino che vedremo dei video piuttosto belli in futuro con questa idea, basati su questa idea. Prima di terminare questo video, volevo parlare di un'ultima novità, che ho lasciato per ultima non perché sia poco importante, anzi è molto interessante, però devo fare una premessa.
I villaggi diventano molto più importanti da questo snapshot, oltre al fatto che noi possiamo aggiungere case, i nostri testificate, quando noi ci allontaniamo, adeguano il loro numero al numero di case libere presenti. Quindi, ad esempio, se ci sono 5 case in un villaggio, avremo un numero proporzionato ad esse di villici, di paesani. E noi, andando a costruire più case, potremo avere un numero sempre maggiore di questi paesani. Però è stata anche aggiunta una cosa piuttosto particolare, un attacco di zombie, un attacco in massa. Può capitare che, senza badare al livello di luminosità, sponi una quantità inverosimile di zombie attorno a un villaggio e inizi ad attaccare tutti i testificate. Quindi se noi ci troviamo in questo villaggio, ovviamente subiremo anche noi l'attacco. E da questo, che è ancora una novità incompleta, immagino, perché per ora i testificate non hanno un ruolo, quindi a noi potrebbe anche non fregarci niente che muoiano tutti, questo potrebbe quindi farci intuire qualcosa su come saranno i prossimi sviluppi del gioco, perché probabilmente quando avranno una funzione questi villici, noi dovremo aiutarli a difendere il loro villaggio, oppure se decidiamo di vivere con loro, potremo appunto difenderli e difendere noi stessi quando c'è questo attacco dei zombie. Questo è abbastanza raro e non sono riuscito a trovare il modo di farlo accadere a mio comando e quindi purtroppo non posso mostrarvelo, però immagino che nel mio playthrough, che inizierà quando uscirà la versione definitiva della 1.2 e sarà in hardcore, capiterà, o almeno spero che capiti, e così lo potremo vedere insieme e combattere contro gli zombie. Quindi per ora è tutto finito, ancora questi si sono incastrati come al solito, ma non mi importa più niente perché ora me ne vado da questo mondo e lo cancello. E comunque niente, adesso vi saluto, scusatemi ancora per il ritardo, adesso sono stato un po' impegnato, però inizierò a caricare video con la frequenza di prima, quindi anche uno al giorno, con qualche pausa ogni tanto. E niente, per il resto, vi ringrazio per avermi seguito e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!